Sono obiezioni, dispongo quindi l'attivazione. Saluto l'ingegner Marta Bucci, direttore generale di Proxicas, ringraziando per la disponibilità ad intervenire in questo ciclo di audizioni. Cedo ora la parola al nostro ospite, pregandola di contenere il suo intervento entro i 20 minuti complessivi, anche al fine di consentire ai colleghi deputati che lo desiderano di prendere parte al dibattito che seguirà. Ingegnere, prego, a lei la parola. Grazie, grazie Presidente. Ringrazio gli onorevoli deputati componenti di questa Commissione per questa opportunità di ascolto e di confronto. Il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati. Abbiamo visto in questi mesi quanto il tema energia sia essenziale, quanto l'energia sia funzionale a garantire uno sviluppo economico e sociale dei nostri Stati. Ecco perché rispetto ai temi energetici la nostra associazione costituisce un osservatorio molto privilegiato. La nostra storia inizia nel 1946, l'associazione ha seguito l'intero processo di metanizzazione in Italia. Oggi rappresenta aziende che gestiscono le infrastrutture, quindi le infrastrutture primarie di trasporto, stoccaggio del gas, di rigassificazione e anche larga parte della distribuzione locale. Sono aziende che operano anche sui mercati, quindi il 90% del gas che viene approvvigionato in Italia lo fanno le nostre aziende. Hanno una larga rappresentatività anche sul mercato finale dell'ingrosso e del retail. Questa rappresentatività ci consegna una grande responsabilità in questo periodo, perché è un periodo complesso, un periodo di difficoltà e quindi sentiamo questa responsabilità di poter offrire al dibattito politico e istituzionale il nostro punto di vista, le nostre riflessioni, le nostre proposte. Negli ultimi 2 anni certamente il settore energetico ha visto delle dinamiche eccezionali, imprevedibili. In realtà c'era già una trasformazione del sistema che si era avviata da qualche anno, laddove gli stati economicamente più avanzati avevano focalizzato le loro politiche di investimento sui target finali di un percorso di transizione energetica molto sfidante, mentre la domanda energetica mondiale continuava ad aumentare. Questo ha determinato uno squilibrio domanda e offerta e quindi sostanzialmente una pressione competitiva per approvvigionare energia che si è poi riflessa su prezzi molto elevati, insostenibili per famiglie e imprese. Per questo gli Stati membri hanno dovuto, diciamo, drenare grandi risorse economiche per interventi, volti a mitigare il caro prezzi. E quindi hanno sottratto anche queste risorse a politiche di sviluppo economico e sociale. Contemporaneamente il processo di transizione energetica si è arrestato, questo perché per garantire le forniture abbiamo dovuto consumare dei combustibili più inquinanti, in primis il carbone. Ecco che allora anche le emissioni per unità di PIL sono aumentate, non solo globalmente, quindi a livello mondo, ma anche a livello Europa. Ecco che allora dobbiamo anche rileggere con trasparenza, con senso di responsabilità le politiche che sono state adottate a livello europeo e dobbiamo anche riconoscere gli errori di sottovalutazione che sono stati commessi. In primis abbiamo dato per scontato di poter disporre di risorse energetiche tradizionali a buon mercato, nonostante ci fosse una domanda crescente a livello globale e nonostante non avessimo fatto nessun tipo di investimento in infrastrutture. Al contempo si è sottovalutata la complessità dell'attuazione di un percorso di transizione energetica molto sfidante, molto articolato, che necessariamente deve poter gestire delle variabilità, delle incertezze. Variabilità e incertezze che non abbiamo ponderato e quindi non ci siamo preparati a gestire. Ecco perché, con la guerra Russia-Ucraina l'Europa si è trovata sostanzialmente a dover sostituire in tempi molto brevi il 40% delle proprie forniture di gas in un mercato che nel mentre si è fatto molto competitivo. Il GNL di fatto ha avvicinato paesi produttori e paesi consumatori anche molto distanti tra loro e quindi ha reso effettivamente questo mercato un mercato globale. Un mercato globale dove l'Europa è riuscita, diciamo, ad acquisire delle nuove capacità, delle capacità incrementali di gas, ma a prezzi molto elevati. E quindi, tra l'altro, approfittando del fatto che la Cina, che è un grande paese consumatore, ha switchato, diciamo, i propri consumi sul carbone per temi ovviamente economici, con effetti sull'ambiente certamente rilevanti. Ecco perché, a nostro avviso, alla luce di questa esperienza, è importante oggi
reimpostare le politiche europee ma anche nazionali, reimpostarle considerando quella che è proprio la nostra priorità. La priorità è definire un percorso di transizione energetica che sia concretamente attuabile. E quindi dobbiamo farlo considerando che cosa? I cambiamenti del contesto, e quindi il contesto anche geopolitico, i cambiamenti e quindi la necessità anche di garantire a questo percorso di transizione energetica una sostenibilità che sia anche economica, che sia sociale, quindi l'accessibilità sociale alle soluzioni che vengono proposte ai consumatori per progredire nel percorso di transizione energetica. A livello europeo abbiamo avuto il Green Deal, poi il pacchetto Fit for 55, il Repower EU, sono tutte norme che devono portare l'Europa alla neutralità climatica al 2050. E quindi con questo scopo vanno a definire dei target di riduzione delle emissioni, delle politiche di promozione delle fonti alternative, ma purtroppo introducono anche dei divieti, quindi escludono delle tecnologie, dei vettori, delle fonti, e non tengono conto di quella che è la situazione specifica dei singoli Stati membri. Specificità che riguardano il mix energetico, il potenziale di sviluppo di alcune fonti, il potenziale di decarbonizzazione delle fonti che vengono impiegate, o il sistema infrastrutturale, il tessuto industriale, il tessuto sociale. Sono tutti elementi essenziali, da essi dipende il successo del percorso di transizione ecologica e anche la reale realizzabilità di questo percorso. Ecco perché a nostro avviso serve un nuovo approccio della legislazione europea che superi proprio questa logica dell'esclusività, che favorisca invece la complementarietà e la sinergia dei diversi comparti energetici. Quindi dobbiamo costruire un percorso che valorizzi le soluzioni che sono già oggi a disposizione e che nel contempo sostenga l'innovazione tecnologica e lo sviluppo industriale. Quindi la legislazione europea dovrebbe creare un contesto che abiliti ogni paese a conseguire i target ambientali secondo la traiettoria e il percorso che più si adatta alle proprie peculiarità. Questo perseguendo tre obiettivi fondamentali. Prima di tutto la diversificazione, abbiamo imparato quanto la diversificazione sia fondamentale, quindi diversificare le rotte, i flussi di approvvigionamento, ma anche le fonti, i vettori energetici, per garantire un sistema resiliente, quindi capace di assicurare forniture energetiche a prescindere dal contesto in cui ci troviamo. Secondo punto è quello di promuovere la liquidità e l'efficienza dei mercati energetici, questo per sostenere la competitività del nostro sistema produttivo e anche offrire ai consumatori dei prezzi sostenibili. Infine dobbiamo salvaguardare proprio il percorso di transizione energetica, quindi garantirne la concreta attuazione, e questo si può fare promuovendo accanto al vettore elettrico, in sinergia con il vettore elettrico, lo sviluppo dei green gas. Quindi offrendo ai consumatori un insieme di soluzioni per la decarbonizzazione che siano accessibili secondo principi di neutralità tecnologica. Abbiamo imparato quanto la sicurezza sia fondamentale, la sicurezza delle forniture, quindi bisogna trarne degli insegnamenti, considerando innanzitutto che la politica energetica deve tenere insieme più dimensioni, la dimensione ambientale ma anche quella economica, quella industriale, quella sociale. Abbiamo imparato che gli interventi ex post, quelli che stiamo affrontando oggi, per garantire la sicurezza delle forniture sono molto più costosi di quelli che avremmo potuto mettere in atto ex ante, quindi nel momento in cui per realizzare delle infrastrutture che oggi sarebbero state preziose. Abbiamo anche visto come la sicurezza, la stabilità dei prezzi si ottengono grazie all'abbondanza di infrastrutture e alla diversificazione delle fonti e dei mix energetici. E quindi è importante che i dossier europei in materia di energia si pongano ad un livello normativo tale da consentire agli Stati membri di declinare efficacemente la relativa legislazione nel proprio contesto nazionale. Ci sono tanti dossier importanti in discussione, il gas package, che è il pacchetto fondamentale per garantire l'evoluzione del mercato gas e anche l'integrazione dei green gas, la disciplina relativa alla riduzione delle emissioni di metano, i temi della mobilità sostenibile, la prestazione energetica degli edifici. Sono tutti ambiti dove purtroppo la politica europea ha spesso adottato un approccio basato su divieti che si ritiene a nostro avviso poco efficace, nonché quasi controproducente rispetto al percorso di transizione ecologica. Oggi mi soffermerò sull'esempio proprio della direttiva, della proposta di direttiva in materia di prestazione energetica degli edifici, la cosiddetta EPBD, perché costituisce un esempio concreto, significativo di quanto alcune volte la direttiva e quindi le politiche europee non si concilino, non tengano conto
di quelli che sono i contesti dei singoli Stati membri. Sostanzialmente la direttiva, come sapete, non starò qui a ricordarle, prevede un percorso molto sfidante che va dall'eliminazione delle agevolazioni fiscali per l'installazione di caldaie già dal 1 gennaio 2024 fino a prevedere la totale esclusione dei combustibili fossili entro dicembre 2040. Al contempo sono previste delle tappe altrettanto sfidanti per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici, di cui tanto si è anche discusso. Dobbiamo guardare a quello che è il contesto. L'Italia, sapete, ha un parco immobiliare di circa 12 milioni e mezzo di edifici. Sono edifici realizzati per il 60% dei casi prima del 1977 ed è per questo che hanno delle prestazioni energetiche ritenute, diciamo, non performanti, quindi sono in classe E, F, G per il 75% dei casi. Dobbiamo anche guardare a quello che è il sistema energetico del nostro paese. In Italia oggi il gas è fondamentale, è essenziale per proprio i consumi residenziali. Grazie ad una rete molto sviluppata di oltre 300.000 chilometri raggiunge l'82% delle famiglie e collega il 90% dei nostri comuni. Ecco perché quando ragioniamo di come poter decarbonizzare questo settore dobbiamo partire, diciamo, dal contesto, analizzare il contesto. Gli obiettivi della direttiva, come sapete, sono state fatte delle analisi, prevederebbero circa 200.000 interventi di riqualificazione profonda all'anno, con un costo che si aggira tra i 40 e i 60 miliardi di euro. Al di là di questa imponente necessità economica, quello che a nostro avviso deve essere considerato è anche il contesto e quindi i limiti rispetto all'attuabilità di questo percorso. Ci sono diversi piani da considerare. Il piano tecnico, in primis, non è sempre possibile indirizzare l'evoluzione dei sistemi di riscaldamento su un'unica soluzione, su un'unica tecnologia, quella dell'elettrificazione. Perché? Perché l'esperienza ci dice che in questi anni le pompe di calore elettriche si sono diffuse rispetto alle nuove edificazioni, molto meno sugli edifici esistenti. Questo perché comunque ci sono dei vincoli, molto spesso architettonici, di spazio che non consentono, diciamo, l'adozione di queste soluzioni. Più spazio hanno avuto le soluzioni ibride, perché l'elettrificazione deve essere, per essere efficiente, accompagnata da interventi di radicale ristrutturazione dell'immobile. E questo pone anche delle criticità dal punto di vista economico e sociale, perché ne derivano dei costi ingenti per i consumatori. Per cui offrire come unica soluzione l'elettrificazione rischia sostanzialmente di far fermare questo processo, di non consentire ai consumatori di poter evolvere, di poter partecipare a questo percorso. Tra l'altro, se guardiamo all'ultima esperienza, quella del superbonus, che è stata un'esperienza anche molto generosa in termini di contributo, vediamo che soltanto il 10% delle sostituzioni complessive hanno previsto la pompa di calore elettrica. Questo perché valgono appunto altre considerazioni, altri limiti che devono essere tenuti in considerazione. I tre quarti degli interventi sono, anche se accoppiati a interventi di ristrutturazione profonda, hanno visto prevalere la scelta di moderne caldaie a condensazione alimentate sempre a gas, mentre addirittura circa un 9% ha riguardato l'installazione di soluzioni ibride, quindi gas e elettriche. Questo sostanzialmente ci dice che le tecnologie di per sé non sono inquinanti, più inquinanti o meno inquinanti. Le tecnologie sono inquinanti o non inquinanti a seconda del combustibile che andiamo ad utilizzare. Quindi, laddove si ragiona sulla caldaia, la caldaia oggi può bruciare metano, domani potrà bruciare biometano, che è un combustibile rinnovabile al 100%. Tra l'altro, essendo un esempio di economia circolare, cattura anche delle emissioni, quindi ha una valenza molto importante. Mentre oggi la stessa pompa di calore elettrica, utilizzando il vettore elettrico che sappiamo essere prodotto da FER solo per il 30%, ha le sue criticità, nel senso che siamo impegnati e ci auguriamo che le FER si possano, diciamo, diffondere e quindi avere un mix energetico che produce il vettore elettrico più sostenibile, ma ad oggi questa è la situazione. Quindi questo per dire che rispetto anche al sistema energetico complessivo, andare a pensare di spostare consumi residenziali, quindi fini riscaldamento, dal gas all'elettrico comporterebbe una crescere della domanda elettrica che difficilmente potremmo soddisfare in maniera sostenibile. Oggi ricordiamoci che stiamo utilizzando molto carbone per produrre energia elettrica. Quindi c'è un tema anche di resilienza del sistema energetico nel suo complesso,
Per diciamo, gestire con stabilità e sicurezza questa domanda dovremmo realizzare degli ingenti investimenti e quindi è giusto, diciamo, fare, diciamo, delle riflessioni, approfondire quello che è proprio il nostro contesto, considerando che il nostro paese si sta candidando a diventare anche l'hub gas per l'Europa, perché siamo impegnati, stiamo realizzando anche degli sviluppi infrastrutturali che potrebbero consentirci di ricoprire questo ruolo. Quindi anche alla luce, diciamo, di questo sviluppo, di questa evoluzione, è chiaro che, e anche all'impegno che l'industria del gas sta garantendo per rendere il vettore gas sempre più sostenibile, quindi contrastando le emissioni fuggitive, miscelando il metano con i green gas. Quindi questo pone, diciamo, i vettori molecolari come delle valide alternative rispetto, appunto, al percorso di transizione energetica, considerando che il consumo residenziale è a tutti gli effetti un settore hard to abate. Questo lo è perché sostanzialmente ci sono dei sistemi molto datati, molto inefficienti, e c'è una complessità di sostituzione che deve essere considerata. Quindi, a nostro avviso, la legislazione europea dovrebbe rispettare innanzitutto il principio della neutralità tecnologica, garantire un sistema sicuro e resiliente, quindi porsi il problema rispetto alla sostenibilità, alla resilienza di un mix energetico e quindi dell'evoluzione di questo mix energetico. Affidarsi ad un'unica fonte è estremamente pericoloso, dobbiamo diversificare. E infine considerare un'analisi costi-benefici, perché ovviamente anche la dimensione economica ha il suo peso e pertanto è fondamentale far sì che il consumatore finale possa essere coinvolto, quindi che si possano offrire delle diverse soluzioni come quelle che il sistema molecolare può offrire, che garantiscono una maggiore sostenibilità con costi, diciamo, accettabili, anche perché consentono di utilizzare quelle infrastrutture esistenti, di cui dicevamo, un'infrastruttura molto capillare in Italia, che è anche un patrimonio del nostro paese e quindi deve essere altrettanto valorizzata. Per concludere, una suggestione. L'Olanda che prima di noi ha tentato la strada della sola elettrificazione. Il caso olandese è un caso molto interessante perché circa il 91% delle abitazioni sono collegate alla rete del gas, a valle della scelta politica di chiudere l'estrazione del gas da parte del grande giacimento di Groninger, di fatto si era imboccata una strada che prevedeva la sola elettrificazione, quindi erano stati ipotizzati anche dei divieti rispetto a nuovi allacciamenti gas. E purtroppo questo progetto si è poi fermato perché ha fatti i conti con la realtà delle cose, quindi ci sono state enormi difficoltà nello sviluppo della rete elettrica per seguire l'incremento di domanda, si sono create delle congestioni, il sistema ha presentato delle fragilità, i sistemi di accumulo non sono stati sviluppati, tant'è che poi c'è stato un passo indietro. Quindi, per esempio, Amsterdam, c'era un progetto di totale elettrificazione del centro avviato nel 2017, poi alla fine è stato sostanzialmente abbandonato perché non era praticabile. Quindi noi pensiamo che queste esperienze servano a riflettere, servano, diciamo, a capire quanto sia importante un approccio basato sulla concretezza, e quindi la transizione energetica debba essere perseguita con grande coraggio e determinazione, ma garantendo proprio una particolare attenzione alla concretezza e alla realizzabilità degli interventi e la flessibilità che serve per poter coinvolgere tutti i consumatori. Quindi ci auguriamo questo, ci auguriamo che la legislazione europea in materia di decarbonizzazione preveda questo approccio e consenta agli Stati membri di scegliere, individuare quello che è il percorso più efficiente e più efficace che possa condurli a raggiungere dei risultati in termini di maggiore sostenibilità del sistema energetico, ma più in generale produttivo. Grazie. Bene. Parole chiare, direi, da parte della nostra audita. Lascio la parola ai colleghi deputati. De Monte, Giordano. Bene. Allora, magari mi permetto io di fare un piccolo intervento. Quindi ci conferma quello che stiamo vedendo, stiamo
analizzando, diciamo, dall'ascolto del sistema paese, pare che da Bruxelles vi sia l'idea di una transizione verde che però tenga conto di alcuni aspetti scientifici e non di altri aspetti scientifici, tenga conto di alcune tecniche e non di altre tecniche. Quello che Proxigas chiede è l'apertura a 360 gradi nell'andare a prendere in considerazione non solo una strada, ma diverse strade. Perché secondo voi da Bruxelles stanno andando in quella direzione, nella direzione dell'elettrico? È molto interessante, è uscito sui media nazionali la notizia che le industrie del nord in questa fase al 20-25% si sono rette dal punto di vista energetico grazie all'importazione dell'energia nucleare dalla Francia, prodotta in Francia. Io, che oltre a essere presidente di questa commissione sono anche deputato piemontese e ho come mio territorio di riferimento anche alcune vallate alpine, fisicamente ho l'immagine dei grossi cavi che dalla Francia entrano in Italia con l'energia elettrica prodotta appunto dalle centrali nucleari francesi. Quindi l'idea che lei ci manifesta è che la Commissione europea dovrebbe essere più aperta e non chiusa solo verso l'elettrico e che evidentemente questa chiusura è una chiusura di tipo ideologico da parte della Commissione europea. E allora la domanda che le facciamo e che abbiamo fatto anche a tanti altri nostri auditi su questo tema e su altri temi, a vantaggio di chi? Perché dietro questa impostazione ideologica evidentemente ci sarà anche un impianto di tipo probabilmente economico, commerciale. A qualcuno farà comodo che questa transizione verde abbia dei parametri e dei paletti così rigidi e così prestabiliti. Grazie Presidente per questa sollecitazione. Allora, perché la Commissione va di fatto a indicare, no, un'unica strada, un'unica tecnologia, un unico vettore per progredire nel percorso di transizione energetica? Ma noi pensiamo che effettivamente ci siano contesti molto diversi negli stati europei, contesti diversi del mix energetico, della infrastruttura, anche del contesto economico, sociale, del sistema produttivo. Queste diversità, quindi faccio un esempio, a seconda di che tipo di mix io utilizzo per produrre effettivamente energia elettrica, ci sono alcuni paesi che sono molto avanti, quindi riescono a produrre quasi, no, totalmente no, ma comunque con grandi quantità di fonti rinnovabili il vettore elettrico. È chiaro che diciamo in quella situazione, in quell'ottica, in quel contesto, spingere sull'elettrificazione ha una sua validità, ci mancherebbe, è legittimo. Non è però applicabile la stessa ricetta a tutti i contesti, perché in altri contesti, e quello italiano è ovviamente il contesto di cui dobbiamo prioritariamente occuparci, prevede invece un altro mix energetico. Quindi le FER adesso sono appunto al 30% nel mix di produzione dell'energia elettrica, hanno fatto fatica, stanno facendo molto fatica perché c'è una difficoltà dell'idroelettrico causata dalla siccità. Ci sono altri elementi che in qualche modo fanno sì, diciamo, mese a mese, che per coprire la domanda elettrica si faccia ricorso all'importazione, come lei ricordava, e quindi
In questa situazione, in questo contesto, andare a spingere in Italia sull'elettrificazione dei consumi onestamente non ha una, diciamo, una sua legittimità, non ha una sua legittimità perché che cosa andremmo a fare? Andremmo, diciamo, a sovraccaricare ulteriormente, quindi il fabbisogno di energia elettrica, nel momento in cui stiamo intraprendendo un percorso articolato sfidante di, diciamo, decarbonizzazione del vettore elettrico, che oggi è un vettore che viene prodotto, ricordo, con molto carbone, con gas, quindi non è un vettore ancora sostenibile. Il nostro paese sta facendo un percorso per renderlo sostenibile. Quindi il tema del vietare una tecnologia è effettivamente un po' ideologico, perché, come dicevo, le tecnologie di per sé sono neutre, dipende da che cosa? Dai combustibili che utilizziamo, dai vettori che utilizziamo per farle funzionare. Quindi il vettore gas, o meglio dovrei dire i vettori molecolari, perché grande sforzo il nostro paese sta facendo, e per questo il nostro contesto è diverso da altri contesti, stiamo facendo grande sforzo per integrare il biometano. Il nostro potenziale di biogas in Italia è il secondo in Europa, quindi dobbiamo considerare anche le nostre potenzialità, lo sforzo che stiamo facendo per progredire nell'idrogeno. Allora, la rete che abbiamo a disposizione, il fatto che i nostri sistemi siano oggi alimentati da molecole, noi dobbiamo pensare a questo, e quindi considerando questo contesto, la ricetta che vuole imporre l'Europa non è efficiente, non è efficace, non ci consente di raggiungere quei target. Quindi il problema sostanzialmente è questo, quello che noi diciamo è che gli obiettivi devono necessariamente essere comuni, i target più o meno sfidanti ma pragmaticamente sfidanti, perché poi dobbiamo realizzarli, devono essere comuni. I percorsi devono essere aperti a diverse, devono lasciare spazio agli stati membri, perché a seconda dei contesti ci sono, diciamo, dei percorsi più efficienti e più efficaci. Quindi le tecnologie tutte, le fonti energetiche tutte stanno evolvendo verso la sostenibilità e sono una ricchezza, sono la diversificazione che ci consentirà di attuare questo percorso di transizione energetica. La pena è che se non abbracciamo la diversificazione delle fonti, il percorso si arresta, come sta succedendo purtroppo adesso, perché le emissioni continuano ad aumentare. Bene, allora, colleghi? Giordano, Fratelli d'Italia. Quanto siamo effettivamente lontani da un biocarburante o biocombustibile che possa essere prodotto e distribuito ad un prezzo ragionevole, e quanto questo prezzo ragionevole si discosta dai prezzi che attualmente paghiamo noi per i nostri carburanti e combustibili? Allora, io parlerò sempre di gas, perché poi di carburanti ci sono altre associazioni di categorie che sono più, però il combustibile gas, adesso l'Europa ha scelto di essere un importatore netto, di fatto abbiamo chiuso, ma questo anche un po' in Italia, tutte le prospettive di estrazione del gas, quindi nel momento in cui un grande mercato come quello europeo si pone come importatore netto in un mercato che è globale molto competitivo, perché nel mentre la domanda di gas sta crescendo e continuerà a crescere, perché ci sarà sviluppo demografico non in Europa ma in altre zone del mondo, ci sarà sviluppo economico in altre zone del mondo, quindi noi dobbiamo pensare che sostanzialmente ci poniamo come appunto importatori netti in un contesto dove ci sarà una grande pressione di domanda. Quindi, considerando anche che l'Europa ci impone di non stipulare contratti di lungo termine in questo momento, proprio perché immagina di poter fare a meno del gas, e il contratto di lungo termine è una garanzia sul prezzo. Quindi, non potendo, diciamo, stipulare contratti di lungo termine che guardano in avanti, diversamente da quello che sta facendo la Cina, per esempio, che sta invece rafforzando la propria posizione, noi siamo esposti al prezzo del mercato. Quindi, siccome il mercato è corto e le proiezioni sono di un mercato che resterà corto, perché alla fine l'alternativa al gas non si sta ancora concretizzando, no? Stiamo lavorando sulle ferme, ma non sono ancora in grado di poter offrire un'alternativa al gas, ai sistemi molecolari, tant'è che anche l'Europa alla fine di questo percorso al 2050 non prevede l'assenza di molecole, prevede delle molecole che sono
nel mix più o meno hanno lo stesso peso del gas oggi, solo che invece di essere metano sono costituite da metano e green gas, quindi biometano, idrogeno, eccetera. Quindi, per dirle, perché si discosta dal prezzo? Il prezzo purtroppo lo fa il mondo. Quanta energia chiederà il mondo, tanto più la domanda e offerta andrà, diciamo, ad allontanarsi e quindi esprimerà dei prezzi alti. Produrre gas in casa, che sia biometano, ma anche che sia il gas metano, diciamo, tradizionale, aiuterebbe la competitività, certamente, perché da quel punto di vista si ragiona in termini di costi, no? di investimenti necessari per estrarre, quindi per produrre il gas, il biogas, il biometano. È chiaro che invece nel momento in cui ci poniamo ad acquistare, quindi ci poniamo come acquirenti, subiamo quelle che sono le dinamiche globali, quindi è anche difficile poter, diciamo, definire una stima di quanto potrebbe essere la differenza di prezzo. Potenzialmente dipende un po' da come andranno le dinamiche del mercato domanda e offerta. Grazie ingegnere, quindi parliamo sfide, siamo pronti a queste sfide, sfidanti, come dice lei, purché non siano impossibili. Esattamente. Bene, esattamente. E, un argomento, una domanda che viene sempre toccata in questa commissione. A livello europeo, voi chi trovate come partner, come associazioni, agglomerati di associazioni dalla vostra parte che condividono queste vostre idee a livello di paesi membri dell'Unione Europea? Per esempio mi viene in mente che, poi le dico a livello politico, chi troviamo come partner, e vediamo se collimano diciamo i due elenchi. È chiaro che in un momento politico in cui si discute la necessità della creazione, da un lato, dal lato orientale del Mediterraneo, del gasdotto EastMed Poseidon, e dall'altro lato del Mediterraneo, del gasdotto Portogallo, Spagna, Francia, con il gas che arriverebbe in questo caso dalle navi, dagli Stati Uniti, è evidente che dal nostro punto di vista, io anticipo, i paesi che condividono la nostra, questa linea, sono i paesi dell'area mediterranea. Voi come associazione chi avete trovato, diciamo, disposto a fare sinergia su questi punti? Ma allora, senza dubbio il fatto di poter valorizzare delle risorse energetiche, quindi in questo caso gas, vicine, quindi che si trovino nel Mediterraneo, è sicuramente una risorsa che va, diciamo, sviluppata, ma va sviluppata non solo, e quindi va valorizzata non solo a livello diciamo economico, perché ovviamente la vicinanza aiuta per una serie di questioni, ma va valorizzata anche per l'impatto ambientale, cioè importare gas che viene prodotto negli Stati Uniti, peraltro con delle tecniche che insomma possono essere più o meno impattanti. Sapete che negli Stati Uniti si utilizza il fracking, lo shale gas, eccetera. Dopodiché immaginare di trasportare, anzi non immaginare perché lo facciamo concretamente, di trasportare questo gas con delle navi metaniere e quindi attraversare l'intero oceano, ha un impatto ambientale decisamente più impattante, più importante rispetto alla valorizzazione di risorse di prossimità. Quindi, però i paesi della penisola iberica sono abbastanza a favore, diciamo, di questa... È lì. Poi diciamo che impattano le convenienze economiche, quindi ecco, diciamo le dimensioni dovrebbero stare tutte insieme, la dimensione economica con la dimensione ambientale dovrebbe tenersi insieme. Valorizzare, quindi sviluppare risorse di prossimità è un valore in generale, è un valore sotto tutti i punti di vista, quindi volendo approcciare a questo tema
con onestà intellettuale dovremmo riconoscere il valore di questo. E, ecco, poi è chiaro che diciamo, tutte le politiche poi si muovono considerando anche a seconda dei paesi quelle che sono, diciamo, le proprie caratteristiche, i propri interessi, quindi possono modificarsi, diciamo, queste valutazioni, possono essere considerate come prioritarie, diciamo, altre necessità, altre esigenze. Bene, vedo che si è collegato il relatore dell'atto in questione, l'onorevole Candiani, vuole fare un intervento? No, perché sono in commissione di vigilanza RAI, quindi posso ascoltare, mi risulta difficile poter intervenire senza disturbare la commissione in corso. Bene, grazie comunque dell'ascolto, onorevole Candiani. Beh, io a questo punto non mi rimane che ringraziare la nostra audita, grazie ingegnere, a mio parere audizione molto importante, contenuti molto importanti, quindi non mi resta che chiudere l'audizione. Grazie e grazie ai colleghi deputati presenti.